Isola dei famosi. Brutto gesto di Matilde Brandi Arthur Deinese. Scoppia una brutta discussione con parole. E adesso veniamo a parlarvi di Matilde Brandi e dell'Isola dei Famosi. Gli ascolti continuano a non decollare, ma a quanto pare gli animi sono sempre più tesi. A onore del vero, fra Matilde Brandi e Arthur Deinese non c'è mai stato del buon feeling, per usare un eufemismo. Certo, questa volta sono andati oltre l'antipatia già vista e se le sono dette tutte in faccia e qualcuna anche dietro le telecamere. Nel confessionale isolano. Quindi è molto probabile che lo scontro fra i due non solo non sia per nulla finito, ma che siamo solo agli inizi. Ma andiamo a vedere che cosa è successo nello specifico, per fare un attimo di chiarezza. Si comincia con Arthur Deinese che fa una buona pesca e la mostra agli altri concorrenti naufraghi, che sono tutti abbastanza felici di questa pesca. Tutti tranne Matilde Brandi, che dietro le spalle di Arthur non fa un bel gesto, ma gesto che il concorrente vede, e si storce in quanto dice su come mai non abbia apprezzato il fatto che sia riuscito a pescare. Nel mentre la concorrente Matilde Brandi tende a minimizzare, ma nel confessionale è un fiume in piena e accusa Arthur Deinese di sapere solo pescare, cosa che dice oltretutto non ha imparato all'Isola dei Famosi. Dice che non cerca le esche e che non raccoglie nemmeno la legna. Insomma, arriva a definirlo un comodino. Successivamente i due vengono fatti confrontare e Matilde rimprovera Arthur che Edoardo Stoppa prende 200 pesci al giorno ma non enfatizza il pescato suo contrario. Mentre Arthur si lamenta del fatto che Matilde Brandi faccia tutte queste battutine non sempre in faccia. E voi da che parte state?